Assolutamente sì. Questa sessione si è suddivisa in due parti. Una prima parte con tre abstract di assoluto interesse per quanto riguarda l'immunoterapia. Sebbene ad oggi l'immunoterapia non sia una terapia utilizzata nei tumori cerebrali perché venivano considerati tumori freddi per quanto riguarda il sistema immunitario, quello che si sta vedendo è che si riescono con nuove tecniche, con nuove vaccinazioni, con nuove terapie a trasformare man mano questo ambiente. Sono studi ancora preliminari, ma sono assolutamente promettenti e ci dicono che questa patologia, che fino ad oggi è stata considerata orfana dal punto di vista dell'immunoterapia, potrà in futuro giovarsi di nuove strategie da questo punto di vista. Nella seconda parte invece sono stati affrontati i problemi di tumori diversi, tumori a basso grado di malignità, che oggi però sono di grande interesse perché sono oggetto di trattamenti specifici. Proprio su questo è stato focalizzato uno degli abstract, che va a vedere quelli che sono i meccanismi con cui questi trattamenti vanno a modellare, a modificare l'ambiente tumorale e quali sono potenzialmente in futuro nuove strategie per potenziare questi farmaci. Quindi da questa prima giornata arriviamo a casa con sicuramente nuove speranze e tanto background in più per quanto riguarda la ricerca futura nell'ambito dei tumori cerebrali. Per quanto riguarda l'immunoterapia, le tre strategie che sono state sviluppate in questi abstract sono vaccinazioni con mRNA su determinati epitopi, almeno 8, e hanno un certo interesse perché conosciamo bene questi nuovi vaccini che tanto sono stati sviluppati specialmente nell'era Covid, oppure l'utilizzo di cellule dendritiche che vanno a rendere più sensibile il microambiente tumorale anche a farmaci come ipilimumab, nivolumab, tutti quei farmaci anti PD1, PDL1 che noi ben conosciamo da altri tipi tumorali, e infine le CAR-T, che sono una grandissima speranza in tutti gli ambiti oncologici e ultimamente anche nell'ambito delle neoplasie cerebrali. Rimangono alcuni punti veramente delicati, che sono la sede con cui inoculare questi tipi di trattamento, se endovena, se all'interno di tumore, perché ovviamente questo fa una grande differenza in un territorio santuario come l'encefalo, che è diverso da tutti gli altri territori perché è sostanzialmente immunoprivilegiato da questo punto di vista. Invece, per quanto riguarda i farmaci ad azione mirata, nella seconda parte della presentazione di questi abstract si è parlato di inibizione di DH e DH1 nello specifico, che è un gene che già conosciamo appunto perché stanno sviluppandosi dei farmaci che vanno a rallentare principalmente i tumori di basso grado, permettendo di non utilizzare trattamenti invasivi come la radio e la chemioterapia.